Buongiorno a tutti, qui Earth Measured. In questo video, grazie ai miei potenti mezzi a mia disposizione, oggi abbiamo una lavagna. Questo perché ci serve andare a considerare alcune formule. Il titolo di questo video, l'argomento di questo video e l'obiettivo di questo video è quello di andare a analizzare il fatto che la formula di Newton, quella che descrive la gravitazione universale, in realtà non rispetta il principio di conservazione dell'energia. Questo ci consentirà di fare delle analisi incredibili. Quindi vi chiederei per cortesia di seguire l'intero video, perché altrimenti non c'è la possibilità di andare a capire. Allora, la formula che noi vogliamo considerare è questa che vi scrivo, ed è la formula per la gravitazione universale di Newton, che è data da F uguale a meno g M1, M2 fratto il raggio al quadrato, dove G rappresenta la costante di gravitazione universale, M1 sarà la massa della Terra, M2 è la massa del corpo che subisce la forza gravitazionale, R è la distanza dal centro della Terra. Però poi questo si può applicare genericamente, ci dice Newton, a due corpi che si attraggono l'uno verso l'altro. Quindi io teoricamente sono attratto da questa parete a causa del fatto che abbiamo due masse. In realtà vedremo che questa affermazione è del tutto assurda. Il principio di conservazione dell'energia, che è l'altro principio che vogliamo analizzare, in pratica ci dice che energia non può essere creata, energia non può essere distrutta, l'energia si conserva. Per esempio, un'applicazione che tutti possiamo capire bene è quella della centrale idroelettrica, in cui l'acqua nel bacino di monte ha una certa energia potenziale, energia dovuta al fatto che si trova in alto, viene incanalata in una condotta forzata, scende verso il basso, l'energia potenziale di altezza viene convertita in energia cinetica, cioè energia di movimento e energia di pressione, perché viene incanalata all'interno di questa condotta, questa energia alla fine viene a colpire le pale di una turbina e viene quindi trasformata in energia meccanica. L'intero processo prevede comunque la conservazione dell'energia, perché energia potenziale viene trasformata via via in energia di movimento, energia cinetica. Consideriamo allora a questo proposito un satellite che ruota attorno alla Terra. Ok, noi abbiamo la Terra e abbiamo il nostro satellite che ruota attorno alla Terra, per esempio, che ne so, la ISS, la stazione spaziale orbitante, che a 400 km di altezza ruota per 15 volte al giorno attorno alla Terra, e quindi deve avere una certa velocità per poter rimanere continuamente in orbita. Questa subisce due forze, ok? La forza gravitazionale, che può essere calcolata mediante questa formula, e abbiamo, chiamiamola FG, forza gravitazionale, e poi abbiamo invece un'altra forza, sempre radiale ma verso l'esterno, che è la forza cinetica, dovuta al fatto che il satellite ha una velocità di rotazione. Forza cinetica che è data dalla massa del nostro satellite per la sua velocità al quadrato fratto il raggio R. Quindi queste due forze qua si fanno equilibrio e grazie a questo equilibrio il satellite continua a ruotare. Ma ora facciamo una supposizione. Il nostro satellite viene sfortunatamente colpito da un piccolo meteorite in direzione tangenziale alla sua orbita. Questo piccolo meteorite non fa grossi danni, ma semplicemente dà un impulso, a causa dell'urto, dà un impulso al satellite che aumenta quindi leggermente la propria velocità. Supponiamo che questo satellite non abbia motori per andare a correggere, aumenta la propria velocità, il termine gravitazionale non ne risente, ma aumentando la propria velocità, ecco che va ad aumentare la forza centrifuga. Aumentando la forza centrifuga, l'equilibrio tra forza gravitazionale e forza centrifuga si perde e quindi il satellite inizia ad allontanarsi dall'orbita. Perché? Perché va più veloce. Ok? In realtà, allontanandosi, dovrebbe andare più piano, perché io devo andare tanto più veloce quanto più sono vicino alla Terra. Però
ma a causa del fatto che aumenta la propria velocità, aumenta la forza centrifuga e quindi il nostro satellite si allontana e si perde l'equilibrio. Il raggio aumenta leggermente perché il mio satellite si è allontanato. Aumentando leggermente il raggio, cosa succede? Che la forza gravitazionale, aumentando il raggio, diminuisce. E diminuisce di un raggio al quadrato. La forza centrifuga anche diminuisce, aumentando il raggio, perché il raggio è il denominatore anche nella forza centrifuga, ma diminuisce molto meno, di un ordine di grandezza in meno, perché il raggio non è al quadrato. Quindi la forza gravitazionale diminuisce, la forza centrifuga diminuisce di meno, quindi il delta tra forza centrifuga e forza gravitazionale continua a crescere, ecco che la forza centrifuga diventa sempre più importante nei riguardi invece della forza gravitazionale, e questo satellite inizia ad avere una traiettoria spiraliforme che lo porta a perdersi. Quindi, con un incremento di energia iniziale dovuto al nostro piccolo meteorite che colpisce, noi abbiamo una energia che continua a crescere e porta via dalla sua orbita il nostro satellite. L'energia potenziale, in questo caso, è data da G per M1, M2, fratto R. Questa energia cresce moltissimo a fronte di una crescita comunque presente della forza dell'energia cinetica. Quindi noi abbiamo un'energia potenziale che cresce, un'energia cinetica, cioè di movimento in direzione radiale, che cresce perché il mio satellite si allontana. Quindi è evidente, la mia altezza si aumenta, la mia energia di movimento aumenta perché prima in direzione radiale il satellite era fermo, poi inizia a muoversi, aumenta. Quindi noi abbiamo energia potenziale in aumento, energia cinetica in aumento, abbiamo che si sta creando energia dal nulla. Noi infatti, per il principio di conservazione dell'energia, dovremmo avere che l'energia potenziale più l'energia cinetica sia costante. Questo è il principio di conservazione dell'energia. In questo caso non è così. Abbiamo energia potenziale U che aumenta, energia cinetica EC che aumenta, e quindi assolutamente la loro somma non rimane costante. A fronte di un piccolo urto, di una piccola aggiunta di energia. Per fare un paragone, è un po' come se nella nostra centrale idroelettrica l'acqua che ha una certa energia di altezza scende, si trasforma in energia cinetica e scende verso il basso. Io prendo una secchiellata d'acqua quando sono in basso, la spingo in direzione contraria a salire nella mia condotta, è come se questa fosse sufficiente a riportare l'acqua fino in cima, fino al bacino, con una piccola energia che io vado ad imprimere. No, cosa succede? Che l'acqua salirà appena e poi scenderà di nuovo. È un po' come se un bambino che scende giù da uno scivolo, senza metterci energia o con una minima energia, riesca a risalire lo scivolo. Questa è creazione di energia dal nulla. Questa formula qua di Newton permetterebbe creazione di energia dal nulla. Questo non è possibile. La formula gravitazionale di Newton è un fake. Non funziona. Non garantisce la conservazione dell'energia. Con questo non chiudiamo il discorso sulla gravità assolutamente, perché semplicemente abbiamo distrutto. C'è da ricreare, c'è da capire come si forma la gravità sulla Terra, piatta, immobile. Questo lo vedremo nei prossimi video. Io vi ringrazio, questo era Earth Measured. Bye bye.